Buonasera, benvenuti a The Planetary System, TPS. Abbiamo una serie di seminari online aperti a tutti, di webinar, in modo tale da seminare idee, formule e forme per una nuova cultura e civiltà. Questo è proprio il sottotitolo del sito The Planetary System. Prima di iniziare, diamo magari una serie di accorgimenti tecnici per sapere come intervenire. Benvenuti, vedrete dopo esservi collegati dovreste avere a disposizione dei diversi pulsanti con i quali potete interagire che vi consentiranno di alzare la mano virtualmente così che vi si può essere data la parola e potete porre le domande e sentitevi liberi di porre le domande anche durante il seminario. E potete anche scrivere domande, in quel caso le domande le rivedremo alla fine del seminario. Inoltre registriamo tutto il seminario e lo invieremo copia della registrazione ai partecipanti, a chi si è registrato, e la pubblicheremo sul canale YouTube. Avvertiamo anche che nei documenti c'è il PowerPoint di questa presentazione, per cui chi volesse lo può scaricare e consultare. Sotto ogni slide c'è qualche slide, c'è un commento o delle note esplicative. Ecco, partiamo. Questo primo seminario è quindi dedicato al proposito, etimologicamente a ciò che stava davanti a tutto, il proposito di TPS. TPS si propone quale officina planetaria di pensiero, un laboratorio comune per la cooperazione coordinata tra tutti coloro, individui o gruppi che hanno a cuore lo sviluppo globale, al di là di ogni appartenenza, nazionalità, religione o tradizione. Ecco, questa frase la ritroviamo sul sito di The Planetary System, alla prima voce di menu, cos'è TPS? Abbiamo messo un cosiddetto manifesto e appunto allo scopo proposito si legge questa frase che abbiamo appena letto. Cliccando sul link dell'Officina Planetaria di Pensiero si apre appunto la prima di queste che abbiamo chiamato direzioni di lavoro 7, appunto, spiegheremo poi perché. Il proposito si legge appunto: TPS si propone di costituirsi, come abbiamo letto, quale Officina del Pensiero, luogo simbolico, ossia reale, con la capacità di unire simbolo, luogo simbolico di cui fanno parte tutti coloro che aspirano al servizio planetario. Ciò che l'operaio apprenderà nell'officina sarà la facoltà di agire, progettare e costruire in modo libero, ma cooperante con tutti gli altri sistemi pensanti attivi nello spazio che li ospita e li nutre di energia vivente. Saltando un po', l'officina di cui si parla non è chiusa in un capannone, per quanto vasto si voglia pensarlo, è all'aperto e vi si vedono il sole e le altre stelle. È la grande cosmica officina della vita. È segreta eppure palese. Tutti la frequentano, alcuni vi imparano le lezioni, ma tutti ne seguono i corsi. Nell'officina l'uomo si accorge e riconosce che costruire un pensiero è un'arte che non si impara in poco tempo, ma è aperta a chiunque e sale per gradi di competenza. Saltando un po'. Ecco, premesse come quelle ora scritte, che non concludono ma aprono vie e prospettive sempre nuove, generano domande alle quali si risponde per gradi, consapevoli della propria umile posizione, che tuttavia è nobile. Come si costruisce un pensiero? Quale pensiero costruire? Con quale procedura?
Il cuore sa come e cosa rispondere non appena le vibrazioni alterne della ragione si siano chetate. Due sono le grandi vie che conducono all'uso superiore della mente, da ciascuna delle quali escono diramazioni che le collegano. Obliare il sé minore, osservarlo con grande attenzione. La prima e la seconda strada sono da percorrere in simultanea. Entrambe distaccano dalla persona. La prima perché ne dimentica l'esistenza e conduce al mondo dell'essere, la seconda perché ne osserva le attività come fosse un altro ente esterno al centro osservatore. Il proposito dell'Officina del Pensiero è dunque quello di apprendere a costruire scientemente una nuova cultura e civiltà umane, con il potere dell'intelligenza amorevole o dell'amore intelligente, basi ed energie costituenti del piano evolutivo. Tornando alla nostra presentazione, quindi si emerge che è chiaro che questo piano, questo bene comune interessa sempre più e sempre meglio l'umanità, ma l'accento qui è quello proprio sulla cooperazione coordinata che è possibile. Su questo piano della mente superiore. Si legge in questo testo, Trattato del Fuoco Cosmico, ci riferiamo infatti a questa tradizione che viene detta Transimalayana, che fa riferimento a degli insegnamenti promanati dagli antichissimi monasteri. Antichissime, anzi, trasmissioni che i monasteri nel Tibet del nord hanno poi strutturato e che alla fine del XIX secolo Madame Blavatsky, la fondatrice della scuola teosofica e successivamente Alice Bailey e Elena Riorico la New Yoga, hanno portato in Occidente. Quindi questa è la base di riferimento cosiddetta esoterica, ossia nascosta ai più, ma non perché ci sia il segreto o ci sia una, come si può dire, un'esclusione elitaria, ma proprio perché non interessa proprio ai più. Ciò che è esoterico è proprio ciò che non interessa alla maggior parte dell'umanità. Ma sempre, sempre meglio, sempre ciò che è nascosto diventa sempre più palese o sempre più interessante per delle sfere sempre più ampie di umanità. Leggiamo quindi quanto si legge in questo trattato. Per ora soltanto pochi nella famiglia umana lavorano deliberatamente e coscientemente con la sola materia mentale. L'energia usata dagli uomini è in massima parte kama manasika o desiderio kama unito alla mente inferiore, manas inferiore, con preponderanza di forza del desiderio. La tendenza globale dell'evoluzione è di produrre la capacità di costruire con la materia mentale. Abbiamo appunto letto nella pagina del proposito di TPS l'arte proprio della costruzione di un pensiero. Osservando il sé minore, osservando i propri pensieri, le proprie emozioni, le proprie sensazioni, osservandole con indifferenza amorevole e appunto cercando di acquisire con questa presenza la capacità di pensare per amore. L'intelligenza amorevole o l'amore intelligente sono proprio la meta di questo lungo ciclo o periodo planetario. L'umanità deve realizzare proprio la congiunzione tra amore e luce o tra amore e intelligenza, nonché tra cuore e mente. Quindi andando avanti, i lavoratori e i pensatori preminenti della famiglia umana sono impegnati in tre compiti. 1. Imporre agli uomini un ritmo nuovo e più elevato. È chiaro che questo verbo imporre non ha nulla di coercitivo. Ma è appunto fa riferimento a questo piano della mente causale, quindi a questo manas superiore, dove si pensa per amore, si desidera il bene comune e quindi
si acquisisce questa potenza di pensiero che contraddistingue il nostro, diciamo, nostra formula di officina del pensiero, un laboratorio dove coscientemente si vuole imparare a cooperare e a coordinarsi. 2. Dissipare le nubi oscure delle forme pensiero indefinite e semivitalizzate che circondano il nostro pianeta, permettendo così l'ingresso di forze interplanetarie e di forza proveniente dai livelli mentali superiori. 3. Risvegliare negli uomini il potere di pensare con chiarezza, di energizzare accuratamente le loro forme pensiero e di mantenere in forma vitale i pensieri costruttivi con i quali possono raggiungere i loro obiettivi e produrre sul piano fisico le condizioni desiderate. Ecco un'altra asserzione del Trattato del Fuoco Cosmico. Il piano dell'unità è per l'umanità il piano mentale. I piani della diversità sono il fisico e l'astrale. Tutti noi abbiamo una individualità, un'identità, sentiamo in un modo individuale, e abbiamo pensieri, opinioni, punti di vista, individuali. Ma su questo piano mentale di cui parliamo, dove l'officina del pensiero può essere attestata, quindi viene chiamato proprio il piano delle cause o della mente astratta o mana superiore. Questi insegnamenti ci dicono che a questo livello di purezza del pensiero o del sentire, sono proprio attestati, quei corpi causali, vengono chiamati, o quelle vibrazioni energetiche, che l'anima, ossia il sé superiore, usa come proprio veicolo di espressione. Pensare per amore è proprio questo intervallo tra la coscienza superiore o anima e i tre corpi della personalità, mentale, astrale ed eterico, fisico, vitale, fisico. Quindi su questo piano mentale superiore, l'officina del pensiero può attivarsi e concertare appunto un piano comune. Chiunque volesse intervenire o interrompa in qualsiasi momento, come si è detto. Allora, torniamo quindi a leggere il manifesto di TPS. Al punto 2 si dice, appunto, in questo primo seminario si vuole proprio dare una panoramica generale in modo tale che poi nei successivi seminari si possano approfondire le diverse voci, le 7 voci di questo manifesto. E a seguire altri seminari a tema. Anzi, chiunque volesse richiedere un approfondimento su una data tematica può contattare TPS in questa voce contatti, qui del menu, l'ultima del menu di testata, e può scrivere e chiedere. Ecco, campo di servizio di questa officina planetaria di pensiero. Il campo di servizio di TPS è il pianeta con tutti i suoi regni, le cui giuste relazioni devono essere assicurate dall'umanità attraverso la comprensione intelligente delle leggi universali. Può sembrare molto pretenzioso, in realtà questi insegnamenti trattano alcune, in modo comunque sistematico e ordinato, alcune di queste leggi universali. Andando al punto 3. Si dice, TPS progetta la costruzione del futuro identificando un piano di avanzata comune e individuando le mete necessarie e le funzioni per adempierlo, disposte secondo sistemi integrati basati sulle leggi armoniche e creative del suono. Questo è un punto focale che appunto vedrà un seminario proprio dedicato al piano. È un po' il
diciamo, il gioiello, il nucleo di tutta questa opera di costruzione mentale o causale del futuro. Ossia, tutta l'umanità o quello che viene chiamato in questi testi il nuovo gruppo dei servitori del mondo, che sono proprio tutti gli uomini di buona volontà, fino appunto anche a queste comunità o gruppi sedicenti o tali esoteriche, quindi che in particolare curano la conoscenza, lo studio, la sperimentazione di queste leggi presentate dall'insegnamento, appunto presentano questa. Presentano questa necessità di amarsi, di pensare al bene comune, di unirsi, eccetera. Questo, diciamo, nostro invece orientamento dà proprio una qualifica precisa al modo di unirsi, di cooperare in modo coordinato. Fornisce un piano, andiamo a vedere, anzi, prima leggiamo un modello riferimento prima di andare a vedere il piano. Il pianeta è una cellula o organo del cielo. Il modello o riferimento principale è dunque l'universo con il suo sistema di relazioni. Il sistema solare ne è l'esempio più prossimo e il sistema planetario e quello umano ne sono un riflesso in scala proporzionale. Quindi si parla di questo sistema e dopo lo vedremo. Magari per alternare le parti lette e parlate, vediamo prima alcune diapositive. Sì, ecco, vabbè, ancora questa. Sì, dunque si è accennato quindi a questo sistema, questa idea di sistema che vuol dire composizione salta di elementi. Secondo la legge di economia indicata in questi testi, quale terza legge solare, oltre a quella di sintesi e a quella di attrazione, questa legge di economia, massimo risultato con minimo dispendio di forze, secondo questa legge, le parti di un insieme devono ordinarsi ed organizzarsi in un sistema unitario o composizione salda di elementi, che sia ad esempio l'organismo umano, o i suoi sottosistemi come quello muscolare, nervoso, locomotorio, eccetera, o il sistema solare o il sistema umano. Ecco, un'altra frase sempre dal Trattato del Fuoco Cosmico e insiste su questa sistematicità. L'obiettivo immediato del regno umano è di stabilire coscientemente dei rapporti sistemici e di partecipare attivamente e coscientemente al lavoro di gruppo. Quindi occorre scoprire o precisare cosa si intende per sistema, composizione salda di elementi, e per gruppo. C'è qualcuno magari? Sì? Sì, magari posso fare un piccolo riassunto di quanto è stato detto fino a qui. Cioè, qual è il proposito dell'ordine planetario o di questa officina del pensiero che mira all'ordine planetario? È veramente quello di riunire tutte le forze costruttive, positive del pianeta. E di in qualche modo ordinarle in modo tale che costituiscano una composizione salda di elementi. Perché questo? Perché sappiamo che in questo tempo nel quale i ritmi stanno accelerando, in questo tempo di transizione, in questo tempo nel quale ci vengono veramente dette, ci sono stati dati un mucchio di insegnamenti e ci è stato detto che adesso tocca a noi metterli in pratica e fare la nostra parte. Questo tempo nel quale la gerarchia ha probabilmente pensato che se l'umanità sarà in grado di reggere, potrebbe cominciare ad esteriorizzarsi. Dobbiamo
dobbiamo non soltanto fornire una base, come dire, più mobile, più indistinta, una invocazione che sia così, senza una costruzione al di sotto di essa e quindi che la sorregga e che le dia una forma e quindi che sia utilizzabile anche dai nostri superi. È proprio la necessità odierna è di chiederci come fare ad unirci. Ci sono tante forze positive che in questo tempo, a differenza che nel passato, hanno desiderio di unire i loro sforzi, ma non sanno come. E quindi tutto poi si risolve alla fine con sì, facciamo una meditazione comune e così. E che cosa buona e giusta, ma si tratta oggi veramente di fare un passo in più. E questo passo in più consiste nel costituirci tutti insieme in quell'unico gruppo che esiste da sempre, che noi andiamo soltanto a riscoprire, a rivelare, che è il gruppo dell'umanità una, il gruppo dell'umanità una che si costituisce evidentemente a diversi livelli, perché ci sarà chi opera ad un livello piuttosto che a un altro, ad un'attività piuttosto che a un'altra, ad una fascia di pensiero o a un'altra, ma tutti questi frammenti energetici di pensiero possono insieme costruire una grande forma pensiero o una grande struttura interiore fatta di fili energetici luminosi che possa essere una pista d'atterraggio per le energie superiori. Chi intende i maestri che pensano di poter collaborare con l'umanità e non più e soltanto essere seguiti dagli uomini, non cercano più seguaci, ma cercano collaboratori, devono trovare un segno di risposta all'interno del genere umano. E quindi, nel momento in cui noi pensiamo che un piano esista, e questo credo che possa essere un sentire, un pensiero comune, dobbiamo necessariamente chiederci allora qual è questo piano, come costruire un piano in risposta a questo grande piano per l'umanità. Ed è questo poi in fondo quello che tutti insieme stiamo cercando di mettere in pratica, perché questo piano è certamente ordinato, ed è certamente ordinato non sulla base di pensieri umani, ma è ordinato sulla base di leggi superiori, è ordinato sulla base della legge del suono, della legge del numero, che sono veramente patrimonio comune dell'umanità, che non appartengono a questo o a quell'insegnamento, che sono le grandi leggi che sorreggono l'universo intero. E quindi la ricerca di questo gruppo umano che cerca di costituirsi è proprio anche quella di scoprire sempre meglio e incarnare sempre meglio queste leggi in modo tale da costituirsi come un unico sistema, organismo umano, panumano, quel gruppo veramente dell'umanità una, nel quale ciascuno può trovare il proprio posto e la propria possibilità di collaborare e di operare insieme a tutti gli altri, ma senza assolutamente perdere la propria identità, anzi valorizzandola sempre meglio, perché nel momento in cui si comprende un disegno maggiore, è chiaro che il lavoro di ciascuno sarà più motivato, più intenso, più importante, appunto. E quindi mi fermo. Sì. E quindi andiamo proprio più nello specifico di questo modello, appunto, di cui si parlava, che possiamo definire gerarchico,
E gerarchico, etimologicamente viene da hieros, archeos, o custodi del sacro, quindi non ha nulla di nuovo in positivo o così, da vecchie memorie fasciste, ma proprio è coloro che sono in grado di proteggere, di custodire ciò che è comune, ciò che è sacro. E quindi dai testi dell'antica saggezza, il modello per ogni ordine, gruppo o sistema armonico tra centri di coscienza, quindi anche un essere umano è un centro di coscienza dotato di sette centri, un sistema solare o un qualsiasi sistema cosciente, ci viene indicato quindi questo modello essere il canone settenario, le permutazioni o correlazioni possibili tra una triade di elementi o aspetti fondamentali dell'uno. Lo rappresentiamo in questo modo. Ecco, c'è proprio un'asserzione, un'attestazione chiara che dice che la vita conquista lo spazio tramite un sistema di sette centri. Lo vediamo anche se immaginiamo noi al centro dello spazio, quindi come settimo centro di questa stella della vita, abbiamo proprio sei direzioni: zenith, nadir o alto basso, il nord, il sud, l'ovest e l'est, o il davanti, dietro, il destra e sinistra. Di nuovo, osservazione proprio di tutti i giorni. Ma è così, c'è un centro e ci sono sei direzioni spaziali principali. Ecco, quindi la parola sistema, composizione, salda di elementi vede in questo modello una sua esemplificazione, come la vita conquista lo spazio o la forma proprio tramite sei e più un centro dei centri. E l'idea di ordine è ancora più dinamica di quella di sistema. Infatti, ordine viene dalla radice indoeuropea ar, or, ur, che indica movimento verso, raggiungere, moto per unire. E in essenza significa ur, la luce del fuoco, ossia una corrente di vita o di energia. E quindi c'è un'altra importantissima formula dell'insegnamento esoterico che associa proprio lo scorrere dell'energia, di questo fuoco, della vita. Lo associa a questo scorrere dell'energia all'attivazione della coscienza. Quando i due poli, spirito e materia, o qualsiasi due poli, sono connessi, lì vi è coscienza, rapporto, lì scorre energia, il suono lo chiama intervallo. Analogamente, allorché ognuno di noi, come individuo, per libero atto di volontà, ma anche sostenuto dall'intensità della nostra esperienza o della saggezza maturata, può connettere la propria autocoscienza alla coscienza del gruppo umano o del bene comune, come si diceva. Apre quindi un canale di scorrimento a questa energia spirito-materia o energia-sostanza, energia-materia. E la potenza energetica di quell'individuo diventa allora sistemica o collettiva, ossia bene orientata come lo sono appunto i fotoni in un laser che trasformano la luce diffusa di una lampadina in un potente congegno taumaturgico piuttosto che liberatore. Quindi questa stella della vita la possiamo proprio vedere come emergere dalla matrice stessa dello spazio, unendo proprio i punti, qua immaginati come dei cerchi. E sentendo questa pulsazione continua dello spazio, immaginandolo proprio di essere in questa vita che pulsa come un cuore, ecco che la stella della vita è veramente la figura più sintetica che possa esserci. Qua ne osserviamo uno suo sviluppo meraviglioso a livello geometrico e che appunto, ne fa vedere la perfezione. Infatti, il 7 è proprio definito il numero della perfezione.
Tra l'altro, nell'esagono che contiene questa stella della vita, abbiamo proprio questo rapporto chiamato dionismo, ossia di identità, di uguaglianza, tra il raggio, ossia il rapporto tra il centro e la circonferenza, e il lato stesso dell'esagono. Quindi la scienza dell'armonica, ma anche della psicogeometria, che possiamo far risalire a Pitagora, ci insegna che tanto più un rapporto è sintetico, è puro, è più vicino all'uno, tanto più è potente. Quindi questa figura del settenario ha in sé questo rapporto di unisono, la potenza proprio della vita di conquistare lo spazio. E sappiamo che sempre da questi insegnamenti, astrologia esoterica di Alisferio, di questo maestro tibetano, parla proprio di settenari che guidano il sistema solare, sette luminari sacri, ossia già in grado di funzionare a livello animico, viene definito. Ci sono dei pianeti analogamente agli uomini che ancora non hanno quel livello di evoluzione e quindi non usano la mente per amore o per necessità, sono la mente proprio planetaria. Possiamo quindi immaginare che ci sia un'incessante evoluzione a qualsiasi livello. Ecco qui ad esempio la stella a sei punte, con anche le altre psicogeometrie dei cicli eliocentrici, viene appunto tracciata dal ciclo di Giove e Saturno. Giove e Saturno vengono indicati proprio come il cuore e la mente del sistema solare, il secondo e il terzo raggio. Per raggio è una parola proprio usata da questo insegnamento per indicare una delle sette energie di questa vita una. E quindi vediamo che Giove e Saturno attorno al Sole centrale, al vulcano centrale, tracciano proprio in 60 anni, con le congiunzioni e le opposizioni nei vari segni dello zodiaco, una stella a sei punte. Quindi ogni 10 anni hanno proprio una loro discontinuità, la possiamo chiamare. E questi sono stati riconosciuti come i costruttori principali del piano solare. Per sapere come seguire il piano spaziale e poterlo precipitare qua in terra, occorre appunto, come leggevamo nel manifesto, riferirsi ai modelli superiori. E questo piano solare ci dice proprio i passi da compiere. Questa invece, la stella a 5 punte, viene composta dal loro moto relativo composto, ma avremo poi un seminario proprio anche sui cicli. Sì, intanto magari pensiamo proprio che ci viene detto che il piano è costituito da tre energie, cioè la volontà, l'amore e la luce. E questi luminari, Giove e Saturno, come si è appunto detto, veicolano per il sistema solare rispettivamente Giove l'amore, Saturno la luce e Vulcano che è al centro, che è il Sole stesso, se vogliamo metterlo così. È poi rappresentativo dell'energia dell'amore, scusate, del volere, della volontà. E dunque queste tre energie, volontà, luce e amore, nel momento in cui si congiungono o formano fra loro aspetti diversi, costituiscono, diciamo, la base portante di quel piano che si snoda appunto sul piano dell'eclittica solare, cioè il piano al quale tutti i pianeti e luminari del sistema solare lavorano e al quale tutti gli sguardi di coloro che vogliono progettare qualche cosa dovrebbero ispirarsi, dovremmo guardare a questo piano celeste proprio per capire quali sono le energie disponibili in un momento piuttosto che nell'altro. E in qualche modo appunto riprodurlo nel nostro progettare, nel nostro pianificare eventi o costruzioni future. Per cui questo rapporto continuo fra terra e cielo, fra uomo
e cielo, nel momento in cui venga alimentato per uno scopo che può essere definito di bene comune, che poi il bene comune è lo scopo di tutta la manifestazione, se vogliamo, non può, ripeto, che ispirarsi a quelli che sono i nostri modelli maggiori e che sono evidenti a tutti gli uomini, che con sguardo così adorante, diciamo, guardano verso il cielo e non solo adorante, ma soprattutto forse indagatore. Quando poniamo delle domande, le poniamo in un modo o nell'altro al cielo, allo spazio, al nostro spazio interiore, al nostro cielo interiore, dal quale aspettiamo delle risposte. E quindi, chiedendoci quale sia il piano, come sia composto il piano, non possiamo di nuovo che rivolgerci al cielo, e nel cielo noi vediamo che questi luminari disegnano delle tracce energetiche, delle tracce di luce, delle geometrie, delle psicogeometrie, come sono state chiamate, che sono veramente la pista portante, il tracciato sul quale ogni piano può basare. Sì, quindi il piano solare dell'eclittica, del quale il nostro piano planetario è parte costituente e viene allestito e deve essere allestito a sua immagine e somiglianza, è dunque voluto, uno, magnetizzato, due, illuminato, orientato, tre, dal ciclo composto tra Vulcano, Giove e Saturno. E con parole di Enzio Savoini, tratte dal Sistema Solare dello Spazio, questo orologio, metronomo, ritmo solare è il più potente, scandisce i programmi e le imprese. È il prezioso indice delle tendenze evolutive. Il ciclo Giove-Saturno guida il misterioso sviluppo interiore che a poco libera la coscienza dalla forma. Ecco, nella pagina in TPS, sempre in direzione di lavoro, alla numero 3 piano, si legge appunto estratti da lavori di Enzo Savorini, questo discepolo che ci ha, diciamo, guidato interiormente alla scoperta della meraviglia del cielo, della scienza dell'armonica combinata con questo insegnamento dei sette raggi. E quindi qua quello che si è appena detto, appunto, amore, luce, volontà, o altre frasi illuminanti, quali un piano non avrebbe senso senza un proposito e qualunque volontà per realizzarsi ha bisogno di un piano. Quindi questo primo seminario che ha questo accento sul proposito non può che non considerare come suo strumento di realizzazione l'idea di piano, sia che viene appunto indicato sia dal punto di vista geometrico, l'eclittica in questo caso, ma proprio anche nel senso di progetto. E qui si legge ancora: è possibile allestire un piano interiore vivente abbinando amore e luce, ma nessuno lo fa di proposito. Amore e luce, o cuore e mente, sono le energie necessarie per edificare il cosmo e ogni altro ente, dirette dalla volontà che fissa lo scopo. Analogamente, si legge nella quarta stanza della grande invocazione data nel 1942 da questo insegnamento transimalayano, si legge: dal centro umano si deve svolgere il piano di amore e di luce e chiudere la porta dietro cui il male risiede. Quindi è proprio, si parla di noi, dal centro umano, dal centro planetario che l'umanità costituisce, insieme ad altri mondi superiori o i regni inferiori di natura. E ancora delle note illuminanti: l'arte massima del progettista sta soprattutto nell'individuare le mete. Dalla totalità infinita del futuro possibile, egli deve saperne definire le dosi attuabili in ogni data epoca, lontane ma non troppo, sì che possano precipitare nell'ambito umano entro un ciclo stabilito. Certo, non la si impara senza fatica o in poco tempo. E tornando ai nostri esempi di
traduzione della vita che conquista lo spazio con bellezza. Vediamo alcune diapositive dei cristalli di neve. Questa è una pianta che riproduce appunto la stella a 6 punte e 7 centri. Quindi questa stella a 6 punte la vediamo nella sua evoluzione e ripartizione interna, può produrre infinitamente un sistema di conquista dello spazio. Quindi il sistema umano, l'ordine planetario, costruito prima di tutto a livello causale dalla nostra mente innamorata, possiamo dire, o dal nostro cuore intelligente, da questo piano dell'unione che viene appunto identificato con l'elemento del fuoco, il pensiero del fuoco, e sul piano del fuoco, nel posto del fuoco, c'è proprio la possibilità di unire le coscienze superiori degli uomini e costruire appunto il futuro. Abbiamo dunque il modello. E abbiamo il modo per cooperare in modo coordinato, secondo un piano tracciato dai grandi, dal Settennario Superiore, dai grandi luminari del cielo. Ecco l'esemplificazione di questa stella di stelle o sistema in quello che viene chiamato lambdoma dalla lettera lambda o L greca, che è proprio a livello maiuscolo, è proprio un vertice, come una V ribaltata. Ecco il sistema in una bella immagine applicata alla nostra terra. Ed ecco diciamo, il gioiello della sintesi della nostra impresa. Questa è la tavola del piano, ossia la prima formulazione, prima di tutto a cura di Enzio Savoini, delle 49 mete di questo piano evolutivo o di salvazione o di costruzione del futuro. Al centro, nell'asse centrale, sono state messe 7 formule prese dall'insegnamento e associate appunto a queste 7 energie secondo il loro valore armonico, per cui il proposito prevede che a un certo punto vengano restaurati questi misteri e vedremo in un seminario apposito nel dettaglio queste 7 mete, e anche in corso di redazione un testo che presenta proprio degli estratti dagli insegnamenti di queste 7 mete di raggio, mete lontane, lontane in quanto attualmente sono da traguardare, ma non lontane in termini di realizzazione interiore. In quanto ognuno di noi sa che fa parte di un mistero, ognuno ha dentro di sé l'amore per il tutto, quindi un Cristo interiore. Ognuno sa che non si può avanzare da soli, ma bisogna avanzare in gruppo, quindi questo metodo che i maestri hanno previsto per l'avanzamento, quindi avanzare insieme come collaboratori, si diceva. E questa necessità di imitare questi custodi del sacro, chi ci ha preceduto, chi ha scalato, diciamo, il sé inferiore, se ne è liberato e ha potuto usarlo per il bene comune o per aiutare il progresso dell'umanità. Al 5.5 vediamo nuova cultura, nuova civiltà, appunto l'esteriorizzazione di questo piano planetario. E al 6 questa nuova religione mondiale che unirà tutte le religioni in questa tradizione che viene dal cielo, dall'aspetto divino, e 7-7 ordine ripristino del piano. Ecco, Possiamo... sì, prego. No, no, dicevo, possiamo anche dire che in questo tempo nuova cultura e nuova civiltà è quella che ci è più vicina probabilmente, perché comunque sappiamo che siamo in un tempo di grandi cambiamenti, sappiamo che stiamo transitando da una era di Pisces a un'era di Aquarius, un'era di Aquarius che, come ci viene detto, cambierà radicalmente
l'aria di fondo della civiltà e della cultura di Pisces, che adesso sta declinando perché ha fatto il suo servizio e sta lasciando il posto a quella nuova. E dunque, al di là di queste considerazioni, tutti gli uomini penso stiano realizzando che siamo arrivati un po' ai limiti di un certo modo di vedere le cose, siamo arrivati ai limiti della possibilità di fare politica in questo modo, di fare economia in questo modo, di fare le cose come tutto, come abbiamo fatto fin qui, e che c'è bisogno veramente di cambiare registro. Aquarius ci dice appunto del lavoro di gruppo, della cooperazione, ci parla del quinto raggio, ovvero della quinta energia, che è quella del piano mentale, quella dell'acqua di vita, ovvero dell'energia mentale che deve essere diffusa e versata agli assetati, ci parla di ordine e dunque ci parla di energie veramente differenti da quelle dell'era precedente, che poggiava di più, se vogliamo, sul sentimento, su una comunione meno precisata, meno identificata, più diffusa, energie proprio pari rispetto ad energie più dispari che ci arrivano con Aquarius. E quindi questo proprio è veramente attuale, è questo il momento nel quale siamo chiamati a porre le basi, a tracciare i primi lineamenti di questa nuova civiltà nuova cultura e di conseguenza nuova civiltà che dovranno manifestarsi sulla Terra. È chiaro che i pensatori, i discepoli del mondo, tutti coloro che hanno a cuore il bene comune, in qualsiasi parte si trovino, qualsiasi attività svolgano, non possono che pensare all'uomo, non possano che cercare di seminare il nuovo. E di nuovo tutte queste energie vanno in qualche modo utilizzate, in qualche modo messe insieme in modo ordinato. E forse non a caso proprio i mezzi tecnologici che oggi ci arrivano, vedi quello che stiamo praticando in questo momento, che facilmente unisce le persone, ci facilitano in questo senso. Possiamo veramente mettere insieme e costruire insieme una grande forma pensiero, o una forma pensiero come possiamo fare, grande o piccola che sia, non ha importanza, ma sicuramente luminosa. Proprio perché costruita dagli uomini insieme, senza distinzione di, che ne so, io ho questo pensiero, tu un altro, questa visione, tu un'altra. Tutte le visioni, tutti i pensieri sono utili al bene comune e dunque sono tanto più utili in quanto possono essere ordinati. Se li ordiniamo, possiamo da pietre di costruzione sparpagliate, ammucchiate in un cantiere, costruire un tempio. E questo è il tempo veramente di costruire quel tempio che è il tempio della nuova cultura umana, che si tradurrà poi in una nuova civiltà umana. Questo al di là di tutte le altre mete che sono tutte essenziali e necessarie e importanti affinché questa cultura umana si affermi, ma credo che il pensiero della nuova cultura non possa che toccare tutti gli uomini di buona volontà di questa terra. E quindi procediamo a guardare il piano. Sì, volevamo leggere anche questa cosa, appunto, che si parla di gerarchia, sempre preso dai testi. Che cos'è in ultima analisi questa gerarchia? È un grande corpo di salvezza composto di unità di vita, dedicate e liberate, che operano in formazione di gruppo con tutte le forme e le vite di tutti i regni, e particolarmente con tutte le anime. In questa sua opera la gerarchia dà importanza unicamente all'aspetto coscienza di tutte le forme.
Il mezzo attualmente impiegato, come si diceva, per salvare e servire è la mente, Manas, come si esprime tramite le menti di tutte le persone umanitarie, degli aspiranti, dei discepoli di ogni raggio e grado e degli iniziati. La gerarchia può esprimersi anche per mezzo di correnti di pensiero e di idee, imponendo per loro tramite i suoi concetti gerarchici alle menti embrionali del pubblico in genere. Essa dirige anche il lavoro educativo di tutte le nazioni affinché le masse non evolute possano divenire, quando sarà il loro turno, il grande pubblico intelligente. Quindi ci si chiede appunto di attivare quella parte gerarchica che è dentro di noi, che possiamo chiamare anima, possiamo chiamare sé superiore, ma comunque possiamo anche chiamare il maestro interiore. La gerarchia opera tramite tre dipartimenti principali, ognuno dei quali possiede il suo personale completo e sotto tre grandi signori, di cui il Cristo occupa attualmente una posizione primaria, guidando appunto il secondo dipartimento, quello che l'intero sistema solare sta attualmente sviluppando, proprio l'aspetto coscienza, non l'aspetto vita o volontà, non l'aspetto materia o sostanza, ma l'aspetto anima. Coscienza, qualità, rapporto di gruppo, appunto. La gerarchia opera anche tramite i sette ashram maggiori e gli ashram loro affiliati. Ashram è un nome sanscrito per dire dipartimento, gruppo. Questi sette, che sono i 49 nella loro totalità, rappresentano i sette raggi con i loro sottoraggi e sono i custodi, i trasmettitori e i distributori delle sette energie di raggio ai sette centri planetari e attraverso questi centri a quelli del quarto regno della natura, mentre si sviluppano progressivamente lungo gli eoni e attraverso questi ai sette centri dell'uomo. Tale è la sintesi. Dunque vediamo questo canone settenario che è veramente la password in termini telematici, è la password attuale. Ecco perché l'intero sito di TPS è stato proprio costruito secondo un settenario, abbiamo qui nella destra di direzioni di lavoro, proposito, campo, piano, modello, manifestazione, comunità, ordinamento, con delle sottoraggi o sottocategorie che sviluppano le sette principali. Andando appunto di nuovo al manifesto, proprio per avere una presentazione un po' completa, leggiamo gli ultimi tre voci. Quindi abbiamo visto qual è il proposito, il campo della coscienza o l'intero pianeta, il piano formulato in questa 7 più 42 mete, il riferimento sia a tutti i livelli di questo settenario, ed arriviamo quindi come in alto, così in basso, in commensura e conformità. Arriviamo al punto 5, manifestazione, attività. Il lavoro dell'officina del pensiero umana, a questo punto possiamo dire non di TPS, che non ha nessun interesse di fare appunto una cosa, è proprio, dobbiamo vederlo come una piattaforma, visto che va di moda come un piano di unione, un piano di incontro. Per tutti, appunto, quegli uomini che vogliono imparare a strutturarsi in maniera più precisa secondo le energie di Aquarius. Il lavoro dell'Officina del Pensiero è rivolto allo studio, ricerca e sperimentazione dei principi e modalità di una nuova cultura civiltà fondata sui rapporti aurei tra i regni, tra gli uomini, tra le opere. Sono state infatti individuate sette settori della nuova cultura che potrebbero avere anche altri nomi, sono stati scelti questi per iniziare a raggruppare in maniera settenaria le vie di espressione della nuova cultura civiltà. E vedremo appunto in un seminario debito questo settenario. Comunità valori. Il valore primario è l'unità del tutto, insegnata e testimoniata dalla natura e dai grandi dell'umanità. Unità comune da realizzare secondo la scala gerarchica stabilita dal livello di coscienza o responsabilità. Quindi un'unità che non prevede appunto una uniformizzazione, ma proprio una chi più sa, i migliori dovrebbero governare, lo sappiamo, lo sa anche un bambino.
naturalmente obbedisce fino a una certa età, se tutto va nella norma, obbedisce ai genitori. Ma quindi un giorno, quando l'opinione pubblica sarà sufficientemente illuminata da questo processo di costruzione del futuro, dal piano causale, avremo appunto questa unità nella diversità, ma con una cooperazione coordinata, convergente appunto ad uno scopo comune, che è il bene planetario. 7. TPS riproduce in sé e segue l'ordinamento dei ritmi e dei cicli del sistema solare e del cosmo, stabilendo le strutture e le scansioni progressive per conseguire il proposito. Chi è ben orientato è la via. Una parte infatti cospicua viene proprio dedicata all'osservazione del cielo, e l'uscita di ogni articolo su TPS risponde a un rapporto particolare di luminari, di pianeti, che sono portatori di energie. Per cui, ad esempio, il campo è associato a Giove, che è appunto il signore del campo, dello spazio, e quando la nostra Terra, l'allievo, si congiunge al maestro Giove, viene seminato un articolo dedicato al campo, e così via per ognuna delle lezioni di Giove. Leggiamo ancora alcune cose. Una delle cose più importanti che sottostanno sempre dal fuoco cosmico al proposito logoico o planetario è l'attuazione dei metodi che condurranno alla reale unità di gruppo. Tutto quello che può essere visto si deve considerare come uno sforzo gigantesco da parte di una grande intelligenza di produrre un gruppo. L'evoluzione deve perciò ritenersi un grande esperimento che ha in vista questo obiettivo. Eccoci qua. Rimane da imparare la meditazione collettiva o coordinata, la quale, avendone padronanza, consentirà di influire decisamente sulle forze umane secondo lo sviluppo predisposto dal piano, impostando così la nuova cultura che sfocerà nella nuova civiltà. Quindi sistema, gruppo, ordine, sono tutte splendide idee per esprimere l'unità sintetica del tutto. L'umanità può e dovrà sempre meglio imparare a divenire gerarchica, appunto, a governare come ordine planetario, ad amare come un gruppo unico di cuori e a creare un sistema di rapporti armonici o gioiosi. Come risultato dell'opera del nuovo gruppo dei servitori del mondo, noi, l'umanità si risveglia progressivamente alle nuove possibilità che l'attendono. Il risveglio degli uomini di cultura al riconoscimento di un'unica umanità prelude alla realizzazione della fratellanza. E per fratellanza non si intende solo retti rapporti umani, ma una fratellanza tra i regni, anche in verticale, quindi tra terra e cielo. C'è una frase della Yoga che dice appunto che l'universo è un sistema di cuori. Quindi il proposito di questa officina del pensiero è proprio di costituire, di andare a costituire un ordine planetario umano, un microsistema solare e cosmico. Abbiamo il piano, abbiamo queste 49 funzioni. A imitazione e somiglianza dei modelli gerarchici che verranno approfondite nei prossimi seminari e che comunque si possono già leggere nel testo Le Mete Lontane pubblicato dalla casa editrice Nuova Era proprio adesso all'equinozio a marzo di Enzo Savoini. Inoltre è appunto, come si diceva, in corso di redazione un testo che troverete poi nella pagina documenti, che presenta proprio questo cammino da questi documenti, che
questo cammino dall'officina del pensiero, da questo laboratorio comune a livello causale mentale, che ci porta a costituire coscientemente dei rapporti sistemici un ordine. E quindi qui troveremo nello scaffale del piano anche questo documento. Per ogni direzione di lavoro troverete quindi dei testi che possono approfondire le varie direzioni. Ecco, altre notizie. Qua, in questa pagina del top menu, nelle direzioni di lavoro, appunto, trovate la presentazione sintetica di questo settenario con al termine questa, diciamo, figura sinottica dove si può vedere proprio l'organigramma di TPS. Cliccando su ognuna si apre la corrispettiva pagina con i relativi articoli. Mentre in ognuna abbiamo le pagine commentate come ne abbiamo letto delle parti, nella pagina partecipa appunto abbiamo i modi per poter prendere parte già da subito attivamente a questa officina. Possiamo appunto commentare, proporci come autori di articoli o come redattori di una direzione di lavoro, tradurre e conoscere tramite se ci si contatta, se ci sono delle iniziative. Ad esempio, il prossimo sabato e domenica avremo proprio un seminario in provincia di Asti sull'approfondimento dell'Officina del Pensiero dell'Ordine Planetario. E poi sempre di più queste pagine verranno arricchite di documenti proprio per nutrire questo cammino da questa costruzione mentale causale alla costituzione di questi 49 presidi di questo ordine planetario umano. Adesso darei spazio ad eventuali considerazioni, integrazioni, domande, precisazioni e vediamo come procedere. Se ci sono domande, potete o scriverle nell'apposito spazio oppure dovreste avere un pulsantino con una manina e così togliamo il muto al vostro microfono. No, Okay, aspettiamo altri 30 secondi, altrimenti. anche un qualche minuto, se no. Ah, ecco, c'è Gabriela. Sì, Gabriela. Sì, ci sono, grazie. Giusto per rompere il ghiaccio. Ciao a tutti. Vabbè, pare che la cosa stia andando molto bene in tutti i sensi. Comunque volevo approfittare di questo spazio per fare una domanda circa delle osservazioni fatte da Marinella quando appunto trattava la condizione legata all'umanità attuale in passaggio tra l'era dei pesci e l'era dell'acquario. Pensavo appunto a quanto sia grande il fenomeno delle persone di buona volontà. Faccio un esempio: esiste proprio sul pianeta una realtà di servitori, non so come definirli, inconsapevoli forse, che lavorano e prestano servizio per il bene comune in tutti i campi, dall'ecologia, alla politica, alla scienza, all'educazione, al sociale. Inconsapevoli, dicevo poc'anzi, proprio perché magari non sono nemmeno religiosi, sono agnostici, atei, in poche parole, non hanno quella consapevolezza di cui si parlava in questo seminario dell'esistenza di un piano. Sono mossi da una buona volontà, fanno chiaramente del bene,
lavorano in tutti i settori, ma ignorano che possa esistere un piano. La domanda mia specifica è proprio questa: il fatto di non essere consapevoli, pur operando per il bene comune, rallenta, inficia, non rende, diciamo, un valore alla partecipazione. Diciamo che si è parlato molto in questo seminario del piano e del fatto che l'umanità si sta avvicinando sempre più ad essere responsiva e quindi capace in qualche modo, nelle svariate misure, di partecipare e di collaborare al piano. Quindi non so se la domanda è sufficientemente chiara. Il fatto di essere inconsapevoli e pur lavorando per il bene comune crea un qualche problema a qualche livello e di conseguenza come poter orientarci per far sì che questa eventuale condizione possa essere superata. Grazie. Dico io, poi casomai Antonella aggiunge, Chiunque. o chiunque, sì, perché adesso i microfoni sono tutti aperti. Quindi, in prima battuta direi questo: chi lavora per il bene non è mai un intralcio, anzi è un supporto. Il fatto di essere consapevoli è ovvio che costituisce una marcia in più. Ma se l'ordine planetario preesiste a noi e noi soltanto lo andiamo scoprendo, dobbiamo pensare che comunque l'ordine planetario contenga dentro di sé tutte le forze del bene, siano esse consapevoli o meno, così come lo spazio contiene dentro di sé tutto. Ed è la matrice spaziale stessa che poi ordina il tutto, anche se coloro che vengono ordinati da questa matrice non lo sanno, o non lo sanno, non ne sono pienamente consapevoli, anche se comunque tutti adesso sanno che ci sono tanti che lavorano per il bene comune e quindi non si sentono certamente isolati, sanno che altri fanno operazioni analoghe e magari desiderano collegarsi con questi. Quindi non possiamo ovviamente pensare, credo che questo, Gabriella, la domanda sia proprio appunto per stimolare questo pensiero, perché è ovvio che chiunque lavori per il bene è un supporto, un aiuto, è prezioso. Chiaramente l'ordine planetario, essendo un ordine, tiene dentro di sé diversi livelli di consapevolezza. Più chi opera è consapevole e più il proprio lavoro diventa potente e preciso. Ma non è che i lavori che sono meno ordinati, meno consapevoli, non siano utili, sono utilissimi. L'ordine planetario nel suo ordinamento, nel suo essere, come dire, popolato di coscienze inclusive, dovrebbe proprio essere come un magnete, come una bussola, che senza che le persone che lavorano diversamente per il bene lo sappiano, si ritrovano comunque in qualche modo orientate su una pista magnetica che conduce, come tutte le piste magnetiche, verso il centro. Sì, aggiungerei anche che mi viene al cuore, alla mente, l'analogia proprio del corpo umano, fatto di cellule differenziate. Si dice appunto che queste unità di vita che costituiscono la gerarchia costituiscono il centro del cuore di questo organismo planetario, mentre il governo superiore, chiamato in sanscrito Shambhala, costituisca il centro della testa, l'umanità il centro della gola, piuttosto che il nuovo gruppo di servitori del mondo, questo occhio appunto che permette poi alle energie superiori di guidare
sia le energie che scendono, sia appunto questi tre mondi mentale, astrale e fisico. Ecco, penso che chi sia meno consapevole della necessità appunto di costituire un ordine, faccia comunque parte di questo organismo appunto come cellula sana. I servitori sono delle cellule sane e sappiamo bene che puoi avere il servitore più zelante o più adorante, se il corpo poi è malato viene sicuramente ostacolato nella sua libertà di irradiazione, non nella libertà di essere. Ecco. E quindi pensavo a questo concetto dell'evoluzione come infinita sublimazione della materia, proprio vedere questa serie di livelli, appunto, i servitori di buona volontà, gli aspiranti, i discepoli, gli iniziati, come tutte cellule dello stesso organismo, che man mano che si liberano della propria sé inferiore, e quindi sono liberi di donare amore, luce, di seguire la volontà superiore, tanto più si elevano e queste cellule si differenziano, ma si differenziano non nel senso di dividersi, ma proprio si specializzano, o meglio, una parola ancora migliore, si innalzano e vanno ad occupare appunto il centro del cuore. Quando l'uomo iniziato diventa parte del quinto regno di natura, appunto della gerarchia. Quindi possiamo pensare che dal chakra della gola questa cellula vada proprio dal chakra del cuore. E però questo organismo è fatto di tutte le cellule del corpo. Quindi, come si diceva, chi fa del bene, le cellule sane non sono di intralcio. Le cellule non sane chiameranno il sistema immunitario di questo organismo, che sappiamo essere appunto la gerarchia, a intervenire debitamente affinché l'intero organismo non muoia. E quindi la situazione attuale planetaria, che dal punto di vista proprio dell'evidenza siamo veramente in pieno cancro, si potrebbe dire, per usare un'immagine un po' truculenta. Comunque siamo abbastanza in metastasi, apparentemente, ma in realtà proprio in questa apparenza che inganna, lo spirito dell'umanità, i sette centri dell'umanità, si stanno in realtà accordando sempre di più. Sempre di più, appunto, questa officina del pensiero umano sa che deve attestarsi a livello del cuore nella testa, e governare in questo triangolo Shambhala, gerarchia, umanità. Si dice appunto che questo triangolo coeso liberi forza salvifica. Quindi tutti quelli che fanno del bene sono sicuramente in questa onda di questo triangolo. È chiaro che più uno è cosciente, più si organizza, più trova il proprio posto veramente unico e insostituibile, si potrebbe dire, non come funzione, ma proprio come dono di sé, e tanto meglio l'evoluzione, tanto più accelerata sarà l'evoluzione o la sanità, la salute di questo organismo nostro comune, e quindi anche dei regni inferiori che dipendono, dicono gli insegnamenti, proprio dall'evoluzione della coscienza umana. C'era qualcun altro che forse voleva partecipare? Avevo una domanda, Sì. Deborah, non so se è ancora valida. Sì, Deborah? Deborah, mi sa che hai messo il muto, devi togliere il muto anche dalla tua parte, cliccando sul piccolo microfono. Nel frattempo, se c'è qualcun altro che magari ha una domanda o vuole contribuire alla conversazione.
Io aggiungo che penso ci sia comunque un'opportunità che ci chiama tutti per capire e contribuire a trovare forme che consentano a tutti quanti, sia chi è consapevole sia chi non è consapevole, di partecipare a questo organismo, a collaborare di più. Adesso nell'ultima decade l'aspetto comunicativo è fortemente ampliato dalla presenza di nuove tecnologie che non sempre sono utilizzate con lo scopo corretto e col proposito corretto. Quindi la domanda che personalmente mi pongo ogni giorno è com'è che possiamo usare queste tecnologie, queste nuove forme che sono messe a disposizione in questi anni per migliorare questa collaborazione, per manifestare il piano, come siamo chiamati a fare. Comunque penso che queste nuove forme siano state fatte proprio per noi, cioè per tutti coloro che lavorano per il bene comune. E non a caso gli uomini si dotano nel tempo delle tecnologie, delle tecniche, delle forme adatte a portare avanti il progresso evolutivo anche sul piano della coscienza. Quindi direi che è vero che queste nuove forme di comunicazione mettono in luce tutto il bene, tutta la stupidaggine, tutto quello che c'è a livello del pensiero più basso, evidentemente, dell'umanità. E comunque io vorrei pensare proprio che siano dedicate a noi, cioè a tutti coloro che operano per il bene. Così come nel mondo noi siamo abituati a vedere tutto il male che ci viene sempre posto sotto gli occhi dai mezzi di comunicazione o comunque che anche solo guardandoci in giro vediamo, ma se c'è tutto questo sollevamento da parte delle forze di opposizione, diciamo, al bene, significa che il bene si sta rafforzando. Gli ostacoli, non sono delle disgrazie, sono dei modi per rafforzarci. Se vogliamo essere operativi ed usare questi mezzi, per il motivo per il quale sono stati inventati dagli uomini senza che loro stessi magari lo sapessero, significa che dobbiamo usarli nel modo più corretto possibile per produrre un pensiero che sia di livello superiore a quello della mente, del pensiero corrente, che è fumo, che è confusione, che è tutte queste cose qui. E sicuramente in questi tempi c'è grande confusione, proprio per quello c'è bisogno di ordine, proprio per quello c'è bisogno di stabilire delle leggi, dei modi di incidere dei sentieri, così come dice il motto della nostra nazione, dell'Italia. L'Italia, viene detto, si dice che abbia il compito di incidere i sentieri. E questo tempo è proprio tempo di inciderli, questi pensieri. Se abbiamo timore che il bene venga confuso con il male, è solo perché il bene non vola abbastanza alto. Se vola sufficientemente alto, non può essere confuso con nient'altro, ecco. E quindi è uno stimolo grande questo tempo per tutti noi. Abbiamo anche Giovanni. Sì, buonasera a tutti. Buonasera. Io volevo fare i complimenti a chi ha pensato di organizzare finalmente queste cose in questo modo. Insomma, sono anni che mi chiedevo se della tecnologia appunto si potesse fare un uso più appropriato ai nostri fini e finalmente vedo che queste iniziative sono arrivate.
Insomma, proprio in questi giorni sul lavoro riflettevo su alcune cose e vedevo sempre di più che la tecnologia viene usata quasi per schiavizzare l'uomo, cioè le menti che sono preposte a organizzare dei programmi, delle procedure, fanno in modo che adesso l'uomo, invece di ricevere un beneficio dalla potenzialità dell'informatica, invece ne riceva quasi un danno, quasi una nuova forma di schiavitù, in quanto delle cose che potrebbero essere organizzate più automaticamente, ma automaticamente nel senso elevato, cioè nel senso che le procedure si prendano loro tutto un aggravio di cose meccanicistiche e non farle fare all'operatore umano, che invece dovrebbe usare le sue capacità per mettere una qualità aggiuntiva, no? Invece parlavo appunto con i miei colleghi che questo non accade, che i programmatori o gli analisti fanno le procedure e le fanno a discapito di chi le deve usare. No, Comunque, questo è un commento abbastanza specialistico, insomma. Ecco. ma ci sta e mi fai pensare questo, a quell'assunto esoterico che dice una forma prima viene usata, diciamo, dai chakra bassi, viene usata, ecco, in modo non funzionale, ma piano piano viene appreso proprio dall'esperienza per errori, tentativi, eccetera, la reale funzione, e questo per qualsiasi forma, dal nostro corpo umano fino a appunto una forma pensiero o uno strumento tecnologico. Quindi siamo agli inizi, la rivoluzione tecnologica è di qualche decennio e quindi c'è tutto il malouso e l'abuso, però guardiamo appunto come tu hai attestato. La grande possibilità di incontro, proprio anche nel bene, Sì, appunto ma nel. soprattutto favorisce l'organizzazione, perché ora che il bene si organizzi, no? Visto che il male è molto più organizzato a quanto sembra. E quindi io propongo che si cerchi di avvantaggiare con questi mezzi anche la nostra organizzazione. Comunque, volevo rompere il ghiaccio, sono molto felice di aver partecipato e sabato penso di venire all'officina ad Asti. Bene, e qui ho messo questo lambdoma di appunto mestieri o magisteri di queste 49, 42 funzioni, oltre alle 7, diciamo che le lasciamo libere proprio per i 7 raggi, per i 7 luminari, diciamo per le 7 energie causanti. E appunto per presentare questa evoluzione poi di questa nostra proposta di organizzazione di ordine planetario, ossia che ognuno di noi è chiamato poi ad assumere la responsabilità o la responsabilità di una di questi 42 centri minori di questo nuovo organismo, che è appunto il prototipo dell'ordine planetario umano nella nazione italiana, che è chiamata ad incidere i sentieri, è precipitato appunto questo prototipo del funzionamento, secondo i piani gerarchici, il funzionamento di un'umanità gerarchica. E quindi queste funzioni, che hanno dei nomi anche belli, la madre, lo scienziato, il cerimoniere, il garante del fuoco, eccetera, sono in sintesi proprio le attività interiori, soggettive, che si deducono proprio leggendo il testo delle Metelontane di Enzio Savoini, ma che comunque vengono proprio dall'intervallo armonico relativo. E appunto la successiva poi evoluzione di chi entrerà a far parte di questo ordine, prototipo dell'ordine planetario, e quindi si unirà per attestare interiormente, assimilare se stesso come seme vivente del futuro, chiamerà la propria meta a che precipiti nella mentalità generale, dal piano causale. Ecco che ognuno di noi avrà una sua formula interiore per attestare questo piano di amore, di luce, e quindi ci sono proprio anche dei progetti operativi già in atto, che alcuni di noi stanno già
seminando nell'unisono di ogni giorno, ad ogni mattina, stanno proprio scolpendo, incidendo questi sentieri. Siamo anche quasi all'ora prevista, se però qualsiasi altra possiamo anche prolungare, insomma, quindi ognuno che si senta di dire qualcosa o è invitato. Pensavo anche che appunto si presentano queste cose con una semplicità, così come se si desse un fiore a un amico, a un'amica. Ma effettivamente, dopo decenni di studio, di lavoro di gruppo, di penetrare proprio negli insegnamenti, si scopre che le cose più elevate sono proprio le cose che bisogna dare, e bisogna lasciare ai crocevia dello spazio, e l'aspetto esoterico lo dà proprio il fatto che chi lo riconosce come suo canto cardiaco aderisce subito, chi non risuona esotericamente gira lo sguardo e va da un'altra parte. Quindi l'esoterismo lo fa proprio il grado di risonanza, di rispondenza di ogni coscienza. E il donare, il mettere a disposizione questa azione comune, questa potente costruzione con la mente superiore, è il dono più bello che a noi sembra di poter proprio offrire allo spazio. E non ci sono più richieste di intervento, quindi io direi che possiamo anche chiudere. Ricordo che abbiamo registrato e quindi pubblicheremo questa registrazione su YouTube, e dovreste ricevere un'email a seguito della vostra registrazione con un collegamento per visualizzare direttamente la registrazione. Bene, allora ci ringraziamo a vicenda e soprattutto ringraziamo la vita che ci permette di sognare il futuro scientemente. E alla prossima, in tutti i modi, email, contatti, il prossimo seminario, gli articoli, eccetera. Chi volesse ricevere la notifica via email degli articoli che escono in risonanza con gli appuntamenti celesti, può mettere la sua email qua in alto a sinistra nel sito e può ricevere direttamente la notifica di ogni uscita. Bene, allora salutiamo tutti e buona serata.